Una piattaforma web del SIT, Sistema Informatico Territoriale, che permetterà di consultare l'intera cartografia digitale che interessa il territorio di Gela attraverso un semplice browser senza la necessità di installare software aggiuntivi. Il nuovo progetto è stato presentato ieri a Palazzo di Città. L'applicativo e la nuova procedura sono curati dallo staff del nodo CTR degli uffici del settore urbanistica del Comune con la collaborazione dell'azienda specializzata in sistemi informativi territoriali, la Synergis di Trento. Strumento informatico che ci consentirà di poter accedere molto più rapidamente ai dati del nostro territorio. Questo strumento, che si chiama SIT, è stato rimesso in moto perché in realtà la regione siciliana già da più di 7 anni praticamente se aveva pensato di avviarlo, ma era messo in un angolino. Noi l'abbiamo preso, l'abbiamo rispolverato, l'abbiamo nuovamente attivato. E di fatto potrà servire non soltanto al Comune per avere prontezza su come si trova lo stato del territorio di Gela, ma anche i liberi professionisti che potranno accedervi sia in modo locale dagli uffici del Comune, ma anche tramite una piattaforma web direttamente comodamente a casa. Sì, è uno strumento complesso, il sistema informativo territoriale, ma è il cuore di ogni pubblica amministrazione che si avvia a organizzare e a programmare la propria attività in modo efficace ed efficiente, sicuramente. Quindi rivolto ai cittadini, rivolto ai liberi professionisti, rivolto a quanti hanno interesse di andare a verificare tutto ciò che fa la pubblica amministrazione. Quindi è sicuramente uno strumento importante, ma che è preliminare a tutta una serie di altre cose. Per esempio, noi stiamo lavorando per inserire tutta una serie di informazioni esistenti in diversi enti pubblici e privati, ma che la loro interessenza costituirà una base informativa importante per prendere decisioni basate sulla razionalità e non sulla inventiva del momento. Quindi è uno strumento sicuramente fondamentale, è uno strumento che già viene utilizzato nelle città più importanti d'Italia, d'Europa e del mondo, è un sistema appunto informativo territoriale. Perché territoriale? Perché ogni informazione è legata a un punto del territorio, quindi c'è anche l'anagrafe per esempio, è inserita dentro come informazione, ci siamo tutti cittadini con nome e cognome all'interno, con indirizzi e quant'altro. Quindi noi potremo fare programmazione tenendo conto delle esigenze effettive che i nostri concittadini hanno.